In un momento di difficoltà di accesso al credito è una nuova formula per consentire agli italiani di acquistare casa con il Rent to Buy, disciplinato con il decreto Sblocca Italia dalla possibilità di fruire subito della casa con un pagamento di un canone periodico e di rinviare successivamente, entro 10 anni, l'acquisto vero e proprio. Si pagherà così un fitto e una parte verrà scomputata dal calcolo del prezzo della casa al momento dell'acquisto. Si può pensare di fare un discorso che io anticipo, come ho detto, fitto più quota che si mette da parte, poi quando raggiungo un importo tale che so che la banca mi finanzia e una rata che so che io posso pagare come mutuo, a quel punto lì posso chiedere tranquillamente il mutuo. Il Rent to Buy prende in considerazione l'acquisto di un qualsiasi immobile e viene incontro anche alle esigenze di chi non riesce a vendere un appartamento, come per questa signora con una casa da tempo invenduta a Vercelli. Anche un modo che ho trovato per venire incontro a una persona in un momento di crisi, tutto sommato il prezzo era congruo, perché non farlo? Ecco, l'unico svantaggio forse per me attuale è non disporre immediatamente del prezzo dell'immobile, però è un'opportunità secondo me molto valida. Per spiegare meglio questa formula contrattuale, i notai italiani e le associazioni dei consumatori hanno stilato una guida gratuita. Ho cercato un punto di equilibrio tra le esigenze dell'uno e dell'altro, nel senso delle esigenze di chi ha bisogno della casa, vuole comprare una casa ma non ha tutte le disponibilità e soprattutto ha una difficoltà ad accedere ad un credito fondiario, quindi di ottenere dalle banche un finanziamento. Ma c'è anche l'altra esigenza di chi è disponibile a, diciamo, concedere una dilazione nel pagamento del prezzo e quindi nella vendita della casa, pur di mettere a reddito appunto la casa, pagando magari con quel canone che dà il conduttore le spese di manutenzione, soprattutto quelle straordinarie, o magari anche le rate di un mutuo che è stato contratto per la realizzazione o per l'acquisto di quell'immobile.